Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 1° agosto, primo giorno di questa estate. E ovviamente il tono dei giornali non cambia perché timori dei nuovi contagi. Ieri ha fatto un lungo discorso del ventaglio anche il Presidente della Repubblica Mattarella, e di questo discorso si è parlato di tante cose, per esempio quello dei fondi europei, insomma ha detto tante cose. La lezione ai no mask è la sintesi che ha fatto la stampa per la battuta del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto che la libertà non è far del male agli altri. Il concetto di far del male agli altri poi bisogna un po' verificarlo, perché per esempio se io vi faccio una domanda molto semplice: se noi chiudiamo i ristoranti, chiudiamo i bar, mettiamo delle regole assurde, beh, insomma, non facciamo del male degli altri? Allora io sono primo a rispettare le regole, quindi se voi mi dite che mi devo mettere la mascherina in pubblico, lo faccio, però avrò ancora il diritto di poter dire che in questo mondo del lockdown 386 contagiati non sono 386 malati, ma in realtà ovviamente questa è una battaglia persa. E ho capito oggi che è una battaglia persa quando leggo Luca Ricolfi, che è, diciamo, che uno che si è tappato in casa perché dal primo giorno dell'epidemia ha capito forse più degli altri che potesse essere un'epidemia grave, ma è anche uno che è diventato completamente accecato dall'epidemia. Io ho grande stima del professor Ricolfi, ma se il professor Ricolfi oggi sul Messaggero parla del raduno dei negazionisti, quello in cui ho partecipato anche io, che non nego una beata cippa, beh, allora forse è lui che nega la realtà, cioè il professore Ricolfi. D'altronde il professore Ricolfi oggi ci spiega sul giornale Messaggero, nella sua, dall'alto delle sue conoscenze scientifiche della malattia, lui che considera noi dei negazionisti, beh, che cosa ci spiega Ricolfi? Che in questo momento la situazione non è disastrosa per due, tre motivi. Il primo motivo, sapete qual è? È che siamo al caldo, quindi lui sta avvalorando la tesi di coloro che dicono, alcuni di quei negazionisti che proprio c'erano nell'incontro, che i raggi ultravioletti e il caldo faceva sì che la malattia scomparisse, ma ricomparirà quando farà freddo, dice Ricolfi. E la seconda cosa che dice Ricolfi, fantastica, è che questa malattia non sta colpendo quanto dovrebbe in questo momento, ma ricolperà a ottobre, perché siamo all'aria aperta. Ringraziamo il professore Ricolfi, uno di quelli che voleva il lockdown, quindi lui ci ha spiegato senza nessuna base scientifica quello che alcuni negazionisti sostengono, cioè che il caldo e il lockdown siano deleteri e anzi amplifichino il freddo, e il lockdown amplifichino la malattia. Allora io non so se il caldo e il lockdown amplificano la malattia, quello che so è che una malattia è sicura, cioè che il PIL italiano ieri ha perso il 12,4% in un trimestre, quello francese, spagnolo e inglese altrettanto, quello tedesco il 10%, quello americano addirittura il 32%, un'economia un po' diversa dalla nostra per la quale questo è avvenuto. Nel frattempo, se voi volete sapere che cosa sta succedendo nelle stanze segrete di coloro che hanno deciso lo stato di emergenza, non potete farlo, perché il Consiglio di Stato ha detto e si è opposta alla richiesta del TAR di desecretare le carte del comitato scientifico. Quindi il comitato scientifico e lo stato di emergenza decidono con queste regole assurde. Oggi ho letto sulla linea di Ricolfi Guerra dell'OMS, che a differenza di Ricciardi è veramente dell'OMS, beh, insomma, che cosa ci ha detto? È un grande rischio quello di tornare a scuola. Sì, è un grande rischio vivere in questo paese, vivere nel mondo, vivere nella nostra, è un grande rischio tutto. Ora mi può pungere una vespa e morire per shock anafilattico, probabilmente non avverrà, anzi molto probabilmente non avverrà, quindi è un rischio tutto. Ma comunque per Guerra il rischio è riaprire le scuole, ma non c'è rischio, perché tanto le scuole con Arcuri e Lazzolina ovviamente non riapriranno come pensiamo noi. Nel frattempo se lo ricorda soltanto la stampa, devo dire, toc toc, dov'è finita l'app Immuni? 23 segnalazioni di positivi, cioè noi siamo stati qua, l'Adado, no, come si chiamavano, i ministri, gli esperti, i controcazzi, tra l'altro queste esperienze nel resto del mondo hanno anche funzionato. In Italia siamo riusciti a fare l'app Immuni, tra l'altro con tutta la gran cassa, 23 positivi. Beh, qualche cosa forse a un certo punto uno a questi grandi esperti potrebbe chiedere, qualcosa non ha funzionato oppure no? Vabbè, insomma, continuiamo a pensare che sia tutto, che noi ci sia il modello europeo. Il PIL in calo, interessante il pezzo di Fubini, perché Fubini su Corriere della Sera mette in riferimento una frase di Friedman, che non è certo vicino a Fubini, neanche lontanamente. Le idee di Friedman sono, secondo me, note al
apprezzate dal giornalista del Corriere della Sera, però una cosa ricorda di Friedman, cioè che Friedman disse: nessun pasto è gratis, nel senso che ogni pasto, anche quello che a voi appare gratis, beh, insomma qualcuno lo paga, forse non lo paghi tu, ma qualcun altro lo paga. Ebbene, questa cosa Fubini la utilizza per lo scostamento di bilancio. Il Parlamento tutto praticamente ha votato lo scostamento di bilancio dell'1,5% del PIL, 25 miliardi che si sommano agli 80 già messi in campo, quindi vi segnalo che noi in 3 mesi abbiamo speso 105 miliardi di euro, molto di più di quanto ci dà il recovery fund in termini assoluti, che 80 miliardi in termini di grants. Beh, insomma, questi 150 miliardi, cari amici miei, non è che nascono qua sulle piante, non vengono generati, sono le cicale che li fanno, perché poi c'è qualche formichina che li dovrà pagare, no? I 105 miliardi. E in questo il fatto che i pasti non siano gratis è tanto più importante, quanto più oggi in un'intervista il presidente Lancia Buia dice: ragazzi, adesso basta assistenzialismo, cerchiamo di investirli questi soldi, perché se tu i soldi li butti nel cesso, qualcuno dovrà pagare quel conto che tu hai buttato nel cesso. Se quei soldi invece li costruisci per far sì che il PIL riprenda, per far sì che le infrastrutture migliorino, per creare nuove opportunità di lavoro per tutti, beh, insomma, li hai spesi, qualcuno li dovrà ripagare, ma c'è un beneficio collettivo. Insomma, è l'ABC dell'economia. Buia oggi lo spiega in una sua intervista. Sala, intervistato dal Corriere della Sera, dice: il governo rischia di guardare troppo al sud, insomma di riguardare troppo al sud e poco al nord, e dice: Milano sarà sempre più verde. Io ho un bel timore di questa idea di Milano sempre più verde. Vorrei la Milano di Albertini, vorrei la Milano che faceva i grattacieli, non la Milano che impedisce di fare qualsiasi cosa e invece si occupa soltanto delle inutili piste ciclabili e si occupa della chiusura del traffico sul Castello, si occupa delle minchiate green, quando in realtà bisognerebbe rendere semplicemente la città più bella, più infrastrutturata, più dinamica, più veloce, non più lenta. Beh, insomma, comunque, Sala è più che altro preoccupato dal fatto che i soldi vengono spesi al sud. Nel frattempo, nel Movimento 5 Stelle, per parlare di politica, c'è un gran casino. Buzzi oggi sul Corriere della Sera dice che sarà una donna probabilmente a guidare il Movimento 5 Stelle, non si sa se è l'Appendino o la Taverna, e come dire, non so se sono il diavolo o l'acqua santa, perché insomma, la Taverna è quella romanaccia piena di forza e anche di verve dialettica, e l'Appendino secondo me non ha neanche parlato con suo padre negli ultimi 6 mesi, sua nonna, non lo so, con suo zio, col suo fidanzato, cioè una silente rispetto a una caciarona, una torinese rispetto a una romana, una figlia della borghesia rispetto a una figlia della periferia. Insomma, è fantastica l'idea che le entrambe si possano equivalere, ma lo dico da un punto di vista sociologico, senza nessun giudizio di valore, come è evidente a tutti tranne a qualche deformato. Nel frattempo invece è deformata la situazione del Movimento 5 Stelle, perché oggi il Messaggero ci racconta che si sono riuniti giovedì una 50ina di parlamentari furibondi con Casaleggio e la sua piattaforma Russo. Sugli immigrati, ragazzi, è una cosa straordinaria, perché il Movimento 5 Stelle con Di Maio, quello che disse a Matrix dei taxi del mare, così definì l'ONG, quelli che oggi hanno permesso che Salvini vada a processo, incredibile, sul blocco dei porti di cui loro erano totalmente complici, nonché ideologi, beh, insomma, oggi il Movimento 5 Stelle si sta accorgendo che non possono continuare così con questo dato dell'immigrazione, anche perché dei 380 nuovi casi di positivi, la metà sono stranieri. Qualcuno prima o poi farà toc toc, ma scusate, ma com'è sta storia che noi per 4 mesi siamo stati chiusi, ci avete fatto un culo così, dobbiamo metterci le mascherine, e poi arrivano i clandestini e chi se ne frega di quello che fanno e scappano, e tutti zitti e muti, diciamo che non c'è nessuna emergenza immigrazione, mentre c'è l'emergenza Covid, l'emergenza nightlife e aperitivi. Beh, insomma, dobbiamo metterci un po' d'accordo con noi stessi. Beh, comunque sia, la Lamorgese si mette d'accordo con se stessa, perché oggi vuole rilasciare, evidentemente incalzata dal movimento di Di Maio, un'intervista al Corriere della Sera in cui dice: rimpatriè anche coloro che arrivano con gli sbarchi dalla Tunisia, con le navi li rimpatrieremo. Insomma, adesso finalmente i clandestini, cioè i migranti economici che non hanno nessuna ragione di asilo politico, si accorge anche questo governo, esattamente come il primo e esattamente come il buonsenso, che in Italia non possiamo accogliere persone e non possiamo far fare la politica dell'immigrazione non a corridoi umanitari o alle quote decise dallo Stato, ma ai barchini fantasma o alle ONG. Finalmente ci è arrivata la Lamorgese, benissimo. Tra l'altro ha detto che non c'è nessuna possibilità di regolarizzazione da parte di coloro che arrivano in Italia come migranti economici. Nel frattempo, toghe impazzite è il titolo del giornale, make sense, perché sulla cosa di Salvini, vabbè, insomma, lì ci sono le toghe contro Salvini e lì è rimasto ad attaccare
Salvini, ovviamente tutto il mondo, diciamo, della sinistra, che si è saldato con i grillini. Beh, è stupendo oggi Ferrara del Foglio, quello che ha difeso Berlusconi anche quando l'ha trovato, non so, con Ruby sul palo della lap dance. Beh, insomma, Ferrara e Travaglio dicono la stessa identica cosa su Salvini. Erano divisi su Berlusconi, ma adesso sono benissimo saldati su Salvini, perché dimostrano i due, che sono due ideologici, che la giustizia in realtà si combatte e ci si garantisce soltanto quando la giustizia attacca il tuo amico. Quindi se la giustizia attacca i grillini, se la giustizia attacca il Fatto, se la giustizia attacca la sinistra, allora la giustizia è una giustizia pilotata di Palamara. Se la giustizia attacca Berlusconi, se la giustizia attacca Salvini, se le sentenze di Franco sono, le sentenze di Esposito sono incredibili, beh, in quel caso la giustizia è imparziale. E così sono Ferrara e Travaglio. Insomma, di sani garantisti in questo paese non ce n'è nessuno, perché evidentemente la giustizia è sempre stata utilizzata come strumento politico per far fuori il tuo nemico. Beh, insomma, e Sallusti giustamente mette in tre relazioni. Il primo, il Cavaliere avrebbe dovuto avere, sapete chi come giudice? Avrebbe dovuto avere come giudice Franco! E questo lo stabilivano le carte, hanno fatto di tutto per non far fare giudice Franco, cioè quello che si è poi detto del protone di esecuzione, per farlo avere ad Esposito, quello che aveva un pregiudizio, secondo alcuni testimoni, nei confronti di Berlusconi. Poi la seconda cosa è su Salvini, perché ieri Tria, se ne accorge oggi Belpietro in un bellissimo pezzo sul suo giornale, Tria, ministro dell'economia, che peraltro non andava affatto d'accordo con Salvini, perché era molto più europeista di Salvini, dice: ragazzi, adesso non fate i fenomeni, perché eravamo tutti d'accordo sulla chiusura dei porti, non era Salvini che lo era da solo. E poi ultima cosa, Fontana sulle zone rosse, si capisce chiaramente che lui aspettava che le zone rosse, su cui hanno costruito tutta una grande carriera, Fatto che continua, e Messaggero, beh, sulle zone rosse era evidente che era il governo a doverle stabilire, posto che i carabinieri non mi sembra che siano decisi, e le chiusure della nazione per ordine pubblico si è deciso da una regione. Nel frattempo, fantastica una notiziola che tira fuori Gandola oggi sulla Verità. Sapete un po' che ha deciso Bonafede? Lo sapete che ha deciso Bonafede? Che i nostri magistrati, visto che per 4 mesi hanno lavorato così indefessamente, cioè zero, potranno andare in ferie tra il 27 luglio e il 2 settembre. Quindi sostanzialmente ai magistrati non si chiede un addendum di sacrificio, no, perché il paese va benissimo, meno 12%, non c'è nessun problema, se ne andassero bene in ferie. Sul caso Lombardia ci ritornano sempre solo Fatto e Messaggero, con l'unico dettaglio che il Messaggero, essendo il giornale di Roma, ci apre. Quindi il Messaggero ha questa specie di antipatia nei confronti della Lombardia che fa un po' ridere. Ipotesi rimpasto, dice al Messaggero, con l'assessore al bilancio vicino a Salvini che diventerà vicepresidente. Staremo a vedere, ma è l'apertura per i laziali, e sapere che ci sarà un rimpasto nella regione Lombardia. Comunque ognuno decide come meglio comportarsi per i propri elettori. La cosa che mi fa un po' specie è quando si dice su presunte condizioni, adesso ci sono sospetti dei PM sulle presunte condizioni di favore per appalti dei camici. Va bene? Quindi noi abbiamo questi sospetti che sono nati sulla donazione, che poi era un acquisto, sulla fattura, poi sui camici che non sono stati dati, poi sul fatto che avesse fatto uno scudo fiscale, poi sul fatto che avesse fatto un bonifico della Svizzera, poi finalmente, non contenti di tutte queste cose, anche sul prezzo dei camici, che è 6 euro mentre gli altri vendevano a 9. Sapete cosa succederà di questa roba? Ma fra 6 mesi, fra 9 mesi, fra un anno, il Messaggero si dimenticherà di dire come sono finiti tutti questi sospetti. Oggi è l'apertura del Messaggero, che è diventato Ferrara, come il Fatto su Salvini, il Messaggero come il Fatto sulla Lombardia. Questo è quello che succede. Il meeting di Comunione e Liberazione verrà aperto da Draghi, mi sembra interessante, diciamo, come scelta, diciamo, di posizionamento sia di Draghi sia dei Cellini. Beh, poi voglio dirvi, è molto divertente questa cosa che Microsoft vuole comprarsi TikTok, lo scrivono tutti, molti giornali, tra cui quelli stranieri. Microsoft sostanzialmente compra i social media, non ha grandi social media, anche se LinkedIn in una certa maniera lo sta diventando, lo vuole comprare, è una società americana, TikTok, ma di un miliardario cinese. Siccome Trump gli sta rompendo le palle, sostanzialmente è in vendita, così come è in vendita la borsa italiana. Dopo 13 anni nel portafoglio della London Stock Exchange, deve venderla, perché sta facendo un'acquisizione da 27 miliardi di Londra per motivi di antitrust, deve vendere la borsa italiana. Potrebbe entrare la Cassa Depositi e Prestiti, oltre alla Deutsche Börse, e chi altro c'è come ipotesi di acquisto? Euronext. Ma il punto fondamentale è che Cerasa sul Foglio ci fa la lezioncina sul fatto che il nuovo mondo in cui lo Stato e il mercato possano coesistere. Toc toc! Amico, direttore, guarda che è sempre stato così anche per noi liberisti cialtroni, come ci hai definito tu. Cioè i cialtroni liberisti
liberisti pensano benissimo che lo Stato ci debba essere. E ti aggiungo una cosa che forse non ti è chiara, perché conosci soltanto un po' come ricorsi, come possiamo dire, la nostra cialtroneria, e cioè che i liberali pensano che le regole, le infrastrutture possono anche essere pubbliche. E Adamo Smith, il maestro di tutti noi liberali, nel 1780 diceva che le infrastrutture che non fanno i privati possono essere fatte dallo Stato. Quindi figurati un po' noi se un'infrastruttura come quella della borsa possa essere fatta dallo Stato. Insomma, c'è qualche dubbio che il Foglio sia dello Stato, cioè, o finanziato dallo Stato, come il Fatto Quotidiano. C'è qualche dubbio che lo sia, che ti posso dire, l'Alitalia. C'è qualche dubbio che lo siano le autostrade, nel senso che l'infrastruttura è dello Stato, la gestione forse dovrebbero fare i privati. Ma queste sono altre questioni che capisco che, siccome oggi bisogna attaccare, voglio dire, chi bisogna attaccare non lo so, anche per te, forse bisogna farcelo spiegare da Capone, che fa una battaglia sacrosanta per il liberalismo proprio da quelle pagine e non da quell'altro invece Vitiello. Ecco, tra Capone e Vitiello bisogna un po' scegliere tra il cazzone di sinistra e il liberale da cocktail, come si definisce ormai un liberale che contesti Arcuri. Poi ultima questione, è stupendo, sono le orge di Clinton. Voi dite, ma porro, è impazzito, si sta facendo di ecstasy dalla mattina. No, non prendo nessun francobollo. Sapete che sta succedendo? Semplicemente che voi non lo leggete nei giornali, nei titoli, ma se andate a pagina 14 del Corriere della Sera, come su tutti i giornali internazionali, la sesta e la settima riga, leggete che Epstein, nella sua Virgin Island, nome veramente incredibile per l'isola delle orge, faceva arrivare col suo jet privato un sacco di volte Bill Clinton con un po' di ragazzine e facevano delle orge, peraltro anche con delle minorenni. Ecco, se voi togliete la parola Clinton e mettete la Trump, sarebbe stato in prima pagina su tutti i giornali. Siccome c'è la parola Clinton e non la parola Trump, oggi è sulla settima, ottava riga del pezzo che titola su tutt'altro, e cioè sulle confessioni della maîtresse di Epstein. Storia incredibile, il magnate miliardario che tra Clinton e il principe Andrea trombava come un riccio nelle isole caraibiche, il che a me fa anche bene, ma se non l'avesse fatto con delle minorenne e con le droghe e con la forza, forse sarebbe stato anche meglio, no? Che dite? Ciao.